Ed eccoci qua, ragazzi. Chiediamo scusa per il ritardo. Voi sapete che la G4Ever TV è famosa anche per i ritardi. Perché noi perché ritardiamo? Perché noi, se mi diciamo alle 8:30 non si connette nessuno, vi facciamo attendere quei 10 minuti e sappiamo che, diciamo, vi troviamo presenti. Saluto subito Leone Bianconero, che non doveva essere stasera in live, ha fatto gli salti mortali per esserci. Saluto a Leone. Io sono in ferie, ragazzi, sono in montagna, perciò Leone in montagna, ecco, come Heidi, quindi già è tanto che prende in la ferie, condizione. perciò. In ferie. Leone, buonasera e grazie per esserci, nonostante le ferie. Ciao ragazzi. Buonasera al nostro Vito, che anche lui stasera ha fatto di tutto per esserci. Ciao Vito, buonasera. Buonasera a tutti. Non so se più tardi mi Peccato, scrivi. non riesco a leggere i commenti lì dal telefonino. No, Dove? col telefono non riesci. Ok, va Non bene, so va se bene. più tardi ci raggiungerà Ciro, mi ha scritto che era nel traffico di Bologna. Nel frattempo, ragazzi, noi partiamo noi, lancio subito la sigla e ci vediamo per questo pre-derby, perché secondo me sarà una partita molto infuocata. I derby sono i Sì, derby, veramente. poi con il clima che stiamo vivendo bisogna stare attenti. Ragazzi, aspettate qui e non andate via, partiamo. Nel frattempo il nostro Leone, che come ci ha detto prima, è caduto. Lui e i miei ragazzi in vacanza e si trovano in un paese di montagna, quindi è una connessione che va e non va, quindi potrebbe capitare che lo perdiamo. Adesso lo recuperiamo, proviamo a recuperarlo, speriamo che non ci cade più. È Eccomi. tutto a posto. Ho spiegato Sì. che Mi è potresti avere problemi di connessione durante la live caduta subito, non so perché. perché non è a casa. Bene, bene, ragazzi, prima di partire salutiamo il nostro Achille Folle che dice buonasera Lino Forza Juve, Leone dice Sì. che sei in vacanza, sì, Leone in vacanza,
Che dice sempre: Vito Leone, come stai oggi? Bene, domani spero di non stare male per colpa della mia Juve. Questo ce lo auguriamo, non solo tu. Stiamo male tutti qua se non vinciamo, quindi non è una cosa tua. Giovanni Speriamo. Guendino Sariano dice un saluto e un abbraccio al Gefore Ver TV. Ciao Giovanni, buonasera. Ciao Giovanni. Ecco, che parte il terzo grado di Eck. Dove si trova questa montagna? Leone, in Austria? No, è sempre in Germania, è un No, paese. vabbè, siamo fra confine fra l'Austria e vicino il Bayer, sto. Ah, ok, quindi quasi in Austria. Bene ragazzi, io prima che Leone mi cade nuovamente la connessione, parto da lui. Partiamo da questo derby. Vogliamo spendere due parole. Non so se tu ieri, Leo, hai seguito un po' le italiane in Europa, perché io penso che sia giusto un po' dedicarci anche alle italiane ieri in Europa League, soprattutto l'Atalanta, che secondo me fa una partita dove nessuno, credo, avrebbe scommesso un euro di aver visto un 0-3 ad Anfield Road, e ha fatto una grande partita, Pazzesco, no? Pazzesca. pazzesco, pazzesco, pazzesco. E poi un'analisi breve su Milan-Roma, se hai seguito gli highlights, non lo so. Leo, come vedi queste italiane, Milan-Roma e Atalanta in Europa League? Vai Leo. Milano-Roma è stata anche una sorpresa che la Roma ha vinto a Milano, eh? Cioè. Ricordatevi che io che cosa ho detto la live precedente, per me passava Roma. Sì. Mi passava Roma, vai. Vabbè, però. Diciamo che ha sorpreso un po' tutti, no? Questa Roma che va a vincere a Milano, non è facile. Ciao Sì. Fiore, Ciao Fiore, buonasera. perciò diciamo che è stata veramente una cosa. Buonasera, diciamo c'è cioè un risultato inatteso, però comunque la Roma è strutturata molto bene, i giocatori stanno iniziando a funzionare, a girare, perché il materiale umano ce l'ha la Roma. Però occhio, occhio che il Milan può sempre. Certo. Attenzione, c'è il girone di ritorno. E Anche perché rimane il tutto. Milan. E secondo me rimane ancora tutto aperto. Non è detto ancora, eh? Occhio quello che vi dico. 1-0 è pari uno 0-0, però diciamo che è stato un Milan. Io credo che nel primo tempo è stato un Milan anche irriconoscibile a tratti, veramente brutto. Moscio, moscio, sì, Poi non. diciamo che nel secondo tempo ha cercato di pareggiare la partita, è stato anche un po' sfortunato su una traversa di Giroud. Io sono onesto perché mi piace dire le cose con onestà. Però Secondo me. la Roma pure lei ha avuto le sue occasioni anche nel primo tempo, Sì, eh. no, ma Poteva anche andare inizio pure sul secondo tempo. 2-0. Anche inizio secondo tempo con Cristante, no, con Cristante, con chi era quello là che Cristante che ha strisciato il pallone vicino Mi al sembra palo. più riscaldante, sì. Comunque. Il mio abbonato, ciao Matteo, uno dei pochi Ciao abbonati Matteo. del mio canale. Ciao. Un bacio, Matteo, grazie. Soprattutto secondo me c'era il rigore al Milan, perché Abraham, secondo me, quel pallone lo prende con la mano in aria. Sì, Quelli sì, sì. secondo me sono. Quelli sono sempre rigori, quindi siamo un Milan anche secondo me a tratti un po' penalizzato, però alla fine una Roma che merita di vincere questa partita. Ma Leone, due parole su questa Atalanta. Ma ragazzi, non è che l'Atalanta è che Scamacca fa una doppietta ad Anfield Road. Scamacca! Allora, ragazzi, quello che dico io, il calcio è pure sono momenti. C'è la squadra più in forma, c'è la squadra meno in forma. Onestamente non me l'aspettavo un risultato così pieno, 3-0, cioè Possiamo dire veramente. che secondo me Klopp ha sottovalutato un bel po' la partita, schierando tutte le riserve nel primo tempo, poi ha provato la batteria pesante nel secondo tempo, ma era già troppo tardi. Ha sottovalutato? No, magari ha voluto fare un turnover con la speranza che magari, col rischio che magari dice vabbè. Male che va la pareggiamo 1-1, poi c'è il ritorno. Invece Gasperini gliel'ha incartata bene la partita. Gasperini gliel'ha incartata bene. Sì, me l'ha incartata bene. Ragazzi, siamo sempre lì. Ci sono momenti delle squadre, ci sono i momenti della stagione. Cioè, poi in Europa, non lo so, si fa tutto un altro tipo di ragionamento. Voi fateci caso, in Europa le squadre giocano diversamente dal campionato. Però naturalmente è stata una grandissima sorpresa dell'Atalanta. Complimenti all'Atalanta, No, ho hanno fatto fatto veramente. veramente una bella figura, veramente. Complimenti. Se vediamo un po' la chat, Emanuele Moretti dice: speriamo di vedere una finale italiana in Europa League. Comunque l'Atalanta non deve commettere l'errore di pensare. E io lo volevo dire perché, ragazzi, il Liverpool, le squadre Attenzione, inglesi non sì. Sì. muoiono mai. E credo che Gasperini sa di non potersi
addormentare in una partita di Allora, ritorno. per come è strutturato il Liverpool, fare 4 gol a Bergamo è un gioco da ragazzi, eh? Se si perde il lume, perciò occhio, però questi qua non scherzano. E Il soprattutto Milan ne se sa qualcosa? e il Milan ha perso una finale in un tempo, gli hanno fatti 3 gol, quindi queste squadre inglesi sono difficili che muoiono. Hanno preso con le pinze. Esatto, perché quello se schiera la squadra dall'inizio titolare è un'altra Poi sono partita. cazzamari. Perché se quelli a Bergamo chiudono già il primo tempo 1-0, pure 1-0, c'è da soffrire. Sì. Il nostro Fiorequintus dice: brava l'Atalanta, ma Nunez, che è vero, perché io ieri sera guardavo diretta gol, si è mangiato una carrellata di gol. Ma comunque, complimenti, forza ben viga da parte mia. Leverkusen è molto forte. Ragazzi, qui ci colleghiamo anche al mercato, che la Juventus sta parlando con i procuratori di Boniface del Bayer Leverkusen per sostituirlo con Moise Kean. Ieri Boniface entra dopo 4 mesi al primo pallone che tocca, fa un bellissimo gol di testa. Non so se l'avete visto. Quindi è un attaccante che bisogna tenere molto, molto, molto d'occhio. È che poi c'è Leone e Liverpool ha sbagliato a sottovalutare la partita mettendo le riserve, ed è quello che ho detto pure io. Certo. Ricordo a tutti, e poi non ha finito Matteo. Ecco, dice: ricordate la rimonta con il Barcellona ed era 3-0 all'andata. Occhio, ma si sì, infatti, per questo non è una partita. Per me la partita non è assolutamente finita. Non è Avevamo chiuso. fatto una partita spettacolare. Barcellona-Liverpool 3-0 e al ritorno Liverpool-Barcellona 4-0. Tutto è possibile, attendi, non so. Esatto, ma questo lo stiamo dicendo tutti. Vabbè, però sai che c'è Lino Gasperini è un allenatore navigato su questo, no? Ha fatto tante partite in Europa. No, Cioè non soprattutto su penso. questa cosa la pensiamo noi, la sappiamo noi. Figurati se uno come Gasperini non sa e non si ricorda quelle partite e che non, Lui diciamo, poi non. gioca pure dentro casa, deve capire forse che è meglio difendersi di più, cercare di fare ripartenze, cercare di mantenere la concentrazione è importante su queste partite. I dettagli sono importanti in queste partite, Sì, ricordate? perché i dettagli basta sbagliare un minimo che ti sei giocata la qualificazione. Bravo. Ecco, beato te che sei in vacanza, Leone. Che, Grazie, Vito, te l'aspettavi tu questa Atalanta? Questa Roma che corsare a Milano? dell'Atalanta no, proprio dell'Atalanta non me l'aspettavo. La Roma un po' sì, perché per ora, tra virgolette, gioca bene, ha un entusiasmo perché, come diceva Leone poco fa, le partite sono strane e poi in Europa è ancora più strano. È quello come tu entri in campo, come senti la partita, come la prepari, è un cosa tutto uno e riesci a fare poi queste partite. Lì, secondo me, il giocatore aveva all'Antrefor contro il Liverpool, giocare una grande partita ci mette pure l'ultimo granello di energia che c'hai, che conservata, la metti in campo, perché ci sono partite che ti trasportano. E Gasperini l'ha preparata abbastanza bene. E secondo me l'Atalanta non me l'aspettavo. La Roma sì, un po' sì, perché la Roma, non so, De Rossi ha portato un bel entusiasmo in quella. Sì, Gli stessi giocatori sono, ma ha portato un entusiasmo. Ha valorizzato, forse è ha stato fatto. l'unico cambio di panchina che io ho visto Sì, nelle ultime partite che ha portato un però, qualcosa, perché ho visto gli altri ragazzi, cambi. la base di giocatori ce li ha, eh. Sì, Non so, infatti, certo, giocatori certo. forti Ha ce li ha, non è che non ce li ha. portato un po' di te, Leone, secondo me ha portato un po' di tranquillità mentalmente, Secondo me, perché con non era. Mourinho troppo stress era diventato anche Esatto, fragile. esatto. Poi lui, abbiamo detto qualche live fa. Abbiamo detto che è come se tu vedi o in presidenza o che scende quando ci sono gli allenamenti Uno come alla Del Piero, la Juventus, Juve, per Del esempio. Piero, Esatto. Chiellini, cioè i giocatori. È normale che appena vedono questi monumenti escono fuori quello che pensano di non avere. È normale. E De Rossi, Romano, Capitan Futuro, è uno gagliardo, Giovanni. E poi sta dimostrando anche che capisce qualcosa di calcio, perché effettivamente. Certo. Ma guarda, De Rossi l'ha detto, ha detto: io non ho fatto nulla di particolare, io i giocatori ce li ho, forse i giocatori con lui, se con Mourinho rendevano 20%, con De Rossi danno il 100%, quindi sì, Certo. anche una cosa da mettere, diciamo, in preventivo. Io ho letto un messaggio interessante, e questo era un dibattito che io volevo aprire, perché
sui social tanti stanno parlando di questo argomento, dove dice il Liverpool ha avuto il 70% di possesso e l'Atalanta solo il 30%, ma vince l'Atalanta 3-0, il che significa che il possesso palla non conta molto. E questo un po' ci colleghiamo ai discorsi anche di quando gioca la Juventus, che Raga, sembra no, dire. aspetta, posso dire una cosa riguardo a questo Ehi, commento? vai. Allora, il possesso palla conta, dipende che squadra hai e che giocatori hai. Se tu hai più giocatori che attaccano la profondità, ti bastano tre lanci fatti bene e Arrivi in chiudi la porta. partita pure al 20% di possesso palla, perché fai tre gol e chiudi la partita. È diverso se tu hai giocatori magari che sono più palleggiatori, oppure che l'allenatore vuole proprio quello, vuole il gioco dal basso, vuole più la manovra più corale, allora ti serve il possesso palla. Ciao Francesco, però ripeto, quando c'hai giocatori tecnicamente fortissimi e cinici, ti basta anche due o tre ripartenze, fai tre gol, chiudi la partita e tutti a casa. Ragazzi, il calcio è fatto anche di questo, di episodi. Cioè, non è che c'è una scienza ben precisa perché dici se tu palleggi di più, Vince la allora la partita. porti sicura a casa. Perché se poi ti mangi 7-8 gol davanti alla porta come Vlahovic col Napoli, poi, amico, non va niente che tu hai fatto 20 tiri in porta. Se Esatto, poi tu la conta porta quello. cioè, fai dei tiri fiacchi, dei tiri. Ecco. Noi ci sono state delle partite della Juve di Il 3-6 calcio non è una scienza scientifica, ragazzi, non è una cosa al facevamo tre tocchi. 100%. Facevi tre tocchi in quella Juve, là arrivavi in porta, sapevi che l'azione era che Trezeguet la buttava dentro e non facevi Esatto. 100. 100% possesso palla, facevi Esatto. i 20, ci sono state anche partite dove la palla ce l'avevano magari più gli avversari, noi con tre azioni vincevamo le partite, come dice Leone, bisogna avere che concretizia, tu fai tic tac, la Fiorentina secondo me, io vado a occhi, ecco, non guardo i numeri, in Italia la Fiorentina secondo me, vedendo come gioca, è quella che secondo me fa più possesso palla di tutti, Allora, aspetta, la però ha Fiorentina, un possesso aspetta, palla inutile, non tira in porta, gli non è attaccanti non... inutile, Vino, perché la Fiorentina arriva in porta con la manovra di gioco corale bella, però Sì, se ma non poi fa non c'hai gol. attaccanti cinici forti lì davanti, poi puoi fare tutta l'azione corale. Chi c'è alla Fiorentina attaccante forte? Bellotti, chi c'è? Belotti, Nzola, Nico Gonzaga. Sì, ma è proprio un gioco. La Fiorentina tic, ma di concreto, non ti importa solo due, tre. Cioè, alla fine Eh con la sì, Juve, eh quando sì, tu perché sei arrivi lì sopra, davanti, tira. sì, sì ma quanti gol si sono mangiati? Quello si ci mette davanti, quello Due, quello che si è butta messo fuori. davanti alla parata di Szczęsny, due, non è che sono 30. Mentre la Juve con meno possesso palla nel primo tempo gli hanno annullato tre gol e ne ha fatto un altro e abbiamo sbagliato due contropiedi con Vlahovic e Ildiz, cioè con Sì. niente. Quindi la differenza dei giocatori tecnicamente la fai come? Tu Vito vuoi dire qualcosa riguardo a questo discorso del possesso palla? Inutile, serve, non serve? Per Allora, te è giusto tenere palla e una magari... volta, dipende dall'allenatore, dipende dal tasso tecnico della squadra. Dipende. Una volta, se vi ricordate, non c'era il possesso palla, ma c'era la melina. I Esatto. giocatori perdevano tempo e se andavamo a guardare il possesso Sì, palla, questi qua non facevano attaccavano. addormentare il gioco. Oh, l'unica squadra che ha rovinato il calcio, nel senso buono della parola, è stata il Barcellona, che con Facendo il quel tiki-taka. tiki-taka aveva possesso palla e vinceva le partite. Ma lì, Ma come diceva, chi c'aveva, come dice Leone, chi c'aveva il come Barcellona? diceva, sì, Chi come c'aveva il diceva Rimone, Barcellona? ma Xavi, andrò ti dico a solo due, Xavi Iniesta, gli altri non te li voglio, nemmeno Messi voglio prendere, ma Xavi poi Iniesta. vai a trovare un'alchimia di giocatori che si trovano tutti contemporaneamente in una cosa, è una cosa impossibile. Esatto, ma Perciò, guarda, il ma se tu tiki-taka di prendi... Guardiola, Vito, a parte Barcellona, al City non va più quel gioco del tiki-taka Avete che faceva a fatto? Barcellona, al No, Bayern Monaco Guardiola non l'ha fatto più il tiki-taka. Quindi difatti, quello che voglio dire io è che siccome chi fa trasmissioni alla televisione di cosa può parlare? Può parlare di calcio d'angolo, possesso palla e al momento stanno facendo passare che il possesso palla è un momento meglio di vincere una partita, che non è così. Il possesso palla fa in un certo senso perché ti fa vedere gioco, ti fa vedere un po' di
di movimenti dei giocatori. Ma No, alla è più, fine quello che certo, è conta, più bello da vedere, è più ma poi spettacolare da quello che vedere. conta è lì, essendo anti-allegriano, Allegri dice una cosa giusta. Alla fine quello che di quello che si ricorderanno non è quanto L'efficienza, percentuale di palla l'efficienza, hai certo. tenuto o quanti calcio d'angoli o quanto punizione. Alla fine si vedono le vittorie. Alla fine Esatto, è solo esatto. questa la verità. Ragazzi, Cupo Miner, come l'avete visto con l'Atalanta? Allora, per me ha fatto una buona parte, lo dico perché è quello che No. ha costato molto la vita, però ha avuto due palle gol a tu per tu, che oggi ne parlavo con Gaetano Scalandri in privato, diceva, un ragazzo di 60 milioni può sbagliare questi due gol davanti al portiere, però tutto sommato per me non ha fatto una partita, cioè lo vedete un giocatore con personalità Cupo Miner? Anche se secondo me, io voglio dire, dare 40 milioni più su Le, io la vedo una cosa un po' troppo esagerata. Però Cupo Miner, perché ha giocato, cioè dopo averlo visto ieri diciamo, in una partita difficile, lo avete Lino, rivalutato? il problema per me è proprio quello. Non abbiamo noi la controprova, perché se Cupo Miner si giocava in un top club e faceva le stesse cose di come faceva l'Atalanta, allora ti dicevo sì, al 100%. Ma Certo. dato che viene di un club un po', diciamo, fra il mediocre e buono, che non è un top club, l'Atalanta, il dubbio ti rimane sempre. Perciò non lo so, lo dobbiamo vedere. La maglia bianconera. Certo, se riesce a performare come performa con l'Atalanta sarebbe fantastico. Tu Sarebbe Vito oro che ne colato. pensi? Ma 40 milioni più su Le, tu ti priveresti di su Le per arrivare a Cup Mine? È una bella domanda questa, Lino, è una bella domanda, Perché si parla di cifre, si parla di 40 milioni più su perché Le. io penso che per il progetto che ha la Juventus, e poi non sappiamo neanche se arriva un altro allenatore, magari c'è in testa di fare un No, 4-2-3-1, altro. un 4-3-2-1, e sarebbe oro colato su Le, capisci cosa devo dire? Cioè, Certo. poi cosa fai? Rinforzi lì in mezzo al campo e poi ti manca, diciamo, la fascia, l'esterno d'attacco, che come su Le, che palleggia, che fai dai e vai, che ti va a cercare la punta, che da sinistra si accentra per tirare, cioè, capisci cosa devo dire? Alla Dybala, ecco, alla Dybala. Ed è importante ed è fondamentale per il gioco del nuovo allenatore. Se dove, un esempio, se dovrebbe rimanere Allegri, su Le non ti serve nel 3-5-2, capisci cosa ti voglio dire? Sì, e potrebbero privarsi di Sule. Perché poi che fai? Dai su Le e te ne devi andare a comprare un altro. Lo sai com'è, no? Invece su Le No, lo è conosciamo certo. bene. Sule è un giocatore che soprattutto si sta affermando anche nel campionato italiano. Cioè, non lo so, non penso che sia un affare, secondo me, poi. Tu Vito, che ne pensi? Cup Miner, Io operazioni, il gioco vale la candela? per me no, per me devo neanche. un po' al discorso di Leone. Anche perché per me Sulè, tra virgolette, può giocare come giocava Messi nel Barcellona. È uno che vuole essere Sì, lo libero. E puoi noi lo mettere a portiamo qui. centrocampo, lo puoi mettere esterno, lo puoi mettere in attacco a fare la seconda punta, sottopunta, lo Siccome puoi poi noi abbiamo uno come Chiesa e Vlahovic che vogliono la palla correndo, in corsa, e devi saperla anche dare la palla, quello che però non abbiamo. Uno come Sulè, con questi attaccanti che Perfetto, abbiamo, sarebbe uccidersi, secondo sì. No, ma io la penso pure come voi. A me farebbe piacere avere un giocatore come Cup Miner, la Juve, però a me. Sì. determinate condizioni. Anche perché Cioè, tu porti fisicità in mezzo al campo con porti anche Copmeyer, una buona qualità tecnica. porti tecnica, porti gol, però meno movimento. Quello che serve a noi Sì. è meno pallone alle punte. Ti manca proprio il fantasista, ti manca proprio la creazione lì davanti. Certo, ma non è che Cup Miner ti va a sistemare i problemi della Juventus, però No, diciamo ma capisci? sì, vai Invece messi insieme tutte e due sarebbe a perfetto. completare, quello che ti manca. Bravissimo. Perché noi, Esatto. facci caso, la Juventus negli ultimi anni compra l'attaccante giusto, però poi non è il centrocampista, oppure c'è i centrocampisti top e in avanti non c'è proprio uno, come modo di dire, Ronaldo. Capisci? Tu ti Esatto. immagina, te, noi avevamo Ronaldo insieme a Pogba, Pirlo, Vidal, Avremmo vinto la Champions sicuro con quella squadra là. Se tu mi metti quella squadra con raga, Ronaldo dentro.
Non Purtroppo dobbiamo Ronaldo. fare questi errori. Tutte e due devono approdare la Juventus, allora è meglio, siamo più Devono giocare completi. insieme, ma E devono giocare insieme. secondo me lì no, la Juventus e Jhonelkan, se voi avete sentito in queste Esatto, perché ore. io volevo leggere la chat, c'è proprio un Emanuele Moretti che ci dice cosa pensate della lettera di Elkan. Sembra che ha scaricato Allegri senza nominarlo, poi potrei sbagliarmi. Poi ha No, fatto certo che l'ha la Juve, scaricato, lui non lo certo. nomina, non lo nomina. Se L'anno non lo nomina, scorso certo, nel l'ha progetto. adottato nel progetto, quest'anno no, cioè uno più uno fa due. Sì, È ma ormai ragazzi è scontato, ma lo sa anche lui che scontato, ragazzi. deve Ma aver io ho battuto i sentito che contatti. anche nella presentazione della partita che gli hanno fatto alcune domande si è percepito, io non l'ho sentito, ma così leggendo si è percepito che lui Si non si sente sia a fine. parte della Juve, perciò. Massimo, ma meglio io guardo, io ci voglio bene Allegri, meglio per lui, meglio per tutti. Magari se ne va pure vincendo una Coppa Italia. È giusto così, è così, diciamo, tante problematiche, tante discussioni vanno a finire. Emanuele Moretti dice: sono d'accordo, Leone, però quando vince la Juve con il 30% di possesso palla, la Juve è sempre criticata da molti, non da voi, tra parentesi. Purtroppo noi abbiamo sempre detto che, almeno noi, io ricordo quando facciamo le live, Leone non mi è mai sembrato, o Vito, di dire no, abbiamo vinto, però era meglio che giocavamo. No, che sono gli altri. Noi ci serve a noi finché mi porti 3 punti. Se tu mo da domenica fino alla fine mi porti 3 punti col 10% di Certo, possesso palla, a me non mi aspetta, interessa. aspetta, aspetta, si può dire però che è normale che è più bello vedere la propria squadra Sì, ma tu palleggiare capisci di che più. ormai la stagione è finita, pretendere ancora, ormai si sa che è questo, quindi Ormai no, però dico in futuro è molto più chiudiamo. bello vincere anche con un Certo. bel palleggio in mezzo al campo, un dai e vai. Giocatori che sanno giocare senza palla, che si inseriscono, sovrapposizioni, insomma, è più Leo, io da quando non bello, no? vedo una partita che il primo Degli tempo occhi. siamo 3-0, il primo tempo adesso tu sei tranquillo, io quelle partite me le sono dimenticate. Sempre con la Ecco, sofferenza, abbiamo sempre col palpito, bravo. sempre tutun, tutun, Ma tutun, tutun. io, secondo me, veramente la parte peggiore di questa Juventus, abbiamo un po' di lacune da tutta parte, però se noi ci riflettiamo veramente, penso che siete d'accordo, noi se avessimo avuto a uno che sarebbe stato la metà di Pirlo a centrocampo, noi saremmo ancora dietro l'Inter. Ma Vito, io non ti Solo voglio. uno, No, solo uno. tu mi dovevi dare i giocatori che io ho in rosa, Fagioli e Pogba. Solo quei due là mi devi dare a me. Vedi come cambiava da così a così. Però, poi però. Ragazzi, ragazzi onesti, no? Cioè noi lì davanti abbiamo un Vlahovic che quando in forma è veramente Noi una gli macchina da attaccanti guerra. ce li abbiamo, eh. Tu basta che dai palloni belli in profondità dritto per dritto, raga, Vlahovic ti butta giù la porta, dai. Poi Il come problema è tutti che gli palla. attaccanti può avere anche lui i momenti no, che magari non segna o si sbaglia tanti gol, però Vlahovic quando è in forma è fortissimo e se, no, se tu non lo riformi non gli dai i palloni, raga. Non hai concluso niente. Concordo, Perché se concordo. tu vai a vedere Leone, se tu vai a vedere Lautaro, segno di domenica perché ha segnato, cosa sarà, Ma mo è un 20 bel po' che non segna, gol, mo è un bel 20 po' che calci non di segna. Esatto. rigore, perché se no in azione quanto ne ha segnato i gol, ma sono prove visive, cioè si Sì, vedono. sì, 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 Perciò. sì, sì. Ma non sta segnando più, è un po' di. Sta avendo anche lui un calo. De fatto. E chi fuori dice che Koopman è il migliore in campo con il Liverpool, si vede che è pronto per giocare con le squadre top europee. Poi dice sempre ecco, Koopman per me andrà alle squadre europee, può andare, per me è pronto. Squadre europee, vediamo, la Juve c'è sopra, vediamo. Vediamo. Leonardo, buonasera a tutti, ciao Leonardo, buonasera. Ciao Leonardo. Ecco, dice per voi chi vincerà l'Europa League? Per me le favorite sono Liverpool, Bayern e Benfica. Per me se esce il Liverpool io ci metto il Bayer Leverkusen come Allora, favorito, non so. per me la favorita è il Bayer Leverkusen perché vivono un entusiasmo pazzesco, hanno un allenatore che li sa mettere in campo, hanno formato un bel zoccoletto duro. Ciao, Eh, Domenico. secondo me, secondo me Secondo me è molto favorita il Bayer Leverkusen. Secondo te, Vito? Sì, il Liverpool, perché ragazzi, qua L'allenatore. stiamo dando già il Liverpool fuori, ma io dico di. No, 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 vabbè, però mettere Però dico, se tutte, un esce sacco il di Liverpool. squadre, no, però Adesso. diciamo il Bayer Leverkusen la metto almeno in finale.
Sì. Bayer l'allena Alonso, come Xabi si chiama? Alonso, sì, Xabi Xabi Alonso. Alonso. E l'ho visto l'altro giorno, era bravo in campo tecnicamente, ma si vede come ha impostato la squadra. Per me sarà una che può andare in finale, e l'altro secondo me sarà una tra Liverpool e Roma. Se la Roma, Tu dici che arriva? secondo me sì. Potrebbe essere, perché se passa col Milan, la Roma, sai, quando autostima guadagna, poi non c'è nulla da fare, poi è tutto sull'entusiasmo. Poi Voilà. ricordatevi sempre che la partita secca finale non c'è mai nessuno che è Ah, favorito, eh? 50 e esatto. 50, ragà, eh? Ultra tifoso, ciao Lino e Manu, a tu stanni i bovini, domani vi rompiamo le corna. Speriamo, amico mio, è Dai. importante. Sia perché il derby è sempre il derby, a prescindere dalla classifica, i punti, la Champions, il derby è sempre il derby. Poi speriamo, dai, perché il Torino mi sembra che viene da una sconfitta con l'Empoli 3-2, quindi anche il Torino non è che Sì, ma non vive. dimentichiamo che il Torino quest'annata ha fatto una bellissima stagione, un Torino forte, non è il Torino dell'anno scorso. Poi io Poi i derby non. parere mio personale, secondo me Juric non è un allenatore di una squadra come il Torino, non me ne vogliono i torinesi. Per me Juric è già da anni pronto per un top club, però purtroppo non ha avuto mai l'occasione. È un allenatore Però che mi potrebbe piace tantissimo. succedere, perché ho sentito che il Torino sta cercando Gilardino come prossimo allenatore, quindi Juric in uscita. Dove andrà Juric? Juric, secondo me, si libererà qualche panchina di una medio big. Attenzione, perché Secondo sappiamo me che c'è una. è pronto per un top club Juric, eh? È un allenatore che ha delle idee calcistiche moderne. In più è un allenatore che dà un equilibrio alle squadre, è un allenatore di mente, cioè lui porta non solo la mentalità calcistica, ma porta anche l'aggressività. Proprio è un allenatore puro sangue, proprio è fortissimo. A me Sai piace tanto. secondo me cosa non ha Juric da grande club? La comunicazione. Juric sulla comunicazione è un po'. Aspetta, aspetta, la comunicazione magari non ce l'ha nei media, però nella squadra lui sa comunicare con i No, io ti giocatori. parlo anche nei media, Vabbè, fuori. quello sì, quello lui è Vi troppo. ricordate quando si è preso a cazzotti col suo vice là davanti alle Sì, sì, telecamere? sì. Può essere. Vabbè, però è sbagliato, però diciamo anche che Cairo, È cioè, quello ogni che anno gli vende i migliori giocatori e pretende da lui che, cioè, raga, non è facile. è. Non può essere anche Lino che, liberandosi la panchina, se Motta viene alla Juventus, potrebbe andare anche al Bologna, Sì, che sì, si potrebbe sì. qualificare per la Champions. Potrebbe. Io ho Secondo detto me, prima una medio. fosse il Bologna, se è furbo, si prende Juric per andare in Champions e farà una bella stagione, Juric, vedrete. Potrebbe Se essere, va a sai. Bologna, fa una cosa buona. Perché io non credo che Tiago Motta, ho sentito che Bologna addirittura se va in Champions potrebbe proporre un rinnovo di 2 anni a Tiago Motta, ma a quel punto io non credo che Tiago Motta sia così da che rimane, butto, cioè che rimane a Bologna a fare la Champions sapendo che la Champions Lino, è Bologna. tu sei sicuro che Juric lascia il Torino? Beh, non lo so. No, perché oggi leggevo che ci sono dei contatti tra il Torino e Gilardino come il sostituto, come sarà l'anno prossimo, come probabile sostituto di Juric, quindi vuol dire che loro a Torino hanno in preventivo Scusami, Juric. scusami, ma a sto punto allora secondo me è Juric che vuole andare via perché sta facendo una stagione bellissima col E per Torino. questo potrebbe essere come Vito, magari che ne sappiamo che ci sono chiamate Magari c'è un interessate. preaccordo col Bologna, dice io finisco la stagione, certo. Potrebbe essere il Bologna, come che ne so, se si parla di Conte al Napoli, che ne sappiamo che il Napoli alla fine prende uno come Juric, Può anche esempio. Perché stanno dando, nelle ultime ore hanno avvicinato molto, molto Conte al Napoli. Ora non so quando ci sia di vero, perché sai, poi detto Lino. dal TV di Napoli, non è che, però, secondo me Mi lui. piacerebbe Juric alla Juve, a me mi farebbe impazzire. Io sono stato sempre un pazzo di Juric. Lino, io vi devo salutare. No, Vito, vai tranquillo, sei tranquillo, Vito, vai tranquillo. Grazie Oh, per esserci ciao, stato. Vito. Mi dispiace Ciao, Vito. lasciarvi. No, vai Però tranquillo, vai presto. tranquillo. Vi Già abbraccio, dai, tanto che scrivo. sei venuto. Ciao, bello, alla Abbraccio, prossima. grazie. Ciao, Vito. È un piacere, mi è fatto piacere vedere a Leone. Un Ciao. abbraccio. Leone non era in programma che veniva, quindi poi ci ha fatto Infatti, la sorpresa, dai. infatti. Ciao, Vito, grazie, alla prossima. Ciao, Ciao. un bacio. Ci sentiamo dopo il derby.
con la vittoria in mano soprattutto. Speriamo, Ciao speriamo. Vito, ciao Fammi sapere alla prossima. Buona ciao. Sì, ci aggiorniamo. Ciao caro. serata. Ciao, 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 ciao. buonasera. Leone, tu mi dici Juric ci piacerebbe alla Juve. Io ho detto Juric è anche un buonissimo allenatore, ma sul lato comunicazione non lo vedono la Juve, non vorrei, sai, Beh, che ci certo, ritroviamo, io, però io penso fissati lì. che uno come Juric si approda in un grande club, penso che anche la comunicazione, secondo me, lui cambierebbe, secondo me, poi. Ma tu ti ricordi Sarri? Sarri ha cambiato il lato comunicazione alla Juve, non mi sembra. Purtroppo Lo so. quando nasci come sei, è difficile farti cambiare in un anno. Ecco il Però folle. Lino, che tu vai a vedere tutte le squadre di quella che ha allenato Juric, il Verona. Ci sono delle squadre rognose, sono Ma pure squadre Gasperini, ma pure le squadre che ha allenato Gasperini hanno sempre espresso, diciamo, sono quel. forti mentalmente, fisicamente, c'hanno proprio. Poi normale lui per l'età che ha dovrebbe fare un calcio vecchio, no? Invece lui propone sempre cose nuove, Si poi c'ha aggiorna. sempre idee diverse, si aggiorna sempre. Si aggiorna, si aggiorna. Fiore dice: concordo con Leone, Juric è il top. È un top, ragazzi. Ma dove vogliono andare? Segna gatto miau, giardino cuore bianconero e il toro non lo vedo proprio. Sai che DPL il Gila ti fa Juve. bisogna vedere. E chi folle per me la Champions, punto che vince il City, si spera tanto, voglio che una squadra inglese vince. Vabbè, l'ha vinta già l'anno scorso il City. Leone, occhio a Zidane come allenatore della Juve, può arrivare, lo dico da 3 anni che Zidane può arrivare. Certo, se io ho sentito che ci sarebbe un grosso azionista pronto ad entrare nella Juve. Allora, Elkan oggi ha parlato e da quello che si è capito la Juve non è in vendita, quindi lo dico anche a Ek che tutti i giorni la Juve non è in vendita. La Juve sta cercando però un azionista in minoranza che possa, diciamo, dare, diciamo, tra parentesi, una mano al club, ma proprietari sono sempre gli Elkan. E quello che sembra potrebbe essere Amazon, che potrebbe entrare, diciamo, e sarebbe un colosso come Amazon, non è che lo scopriamo noi. Però vediamo, vediamo. Ma quindi il fatto che la Juve in vendita, ragazzi, lasciate perdere perché oggi Elkan l'ho fatto capire a chiare lettere nel discorso che ha fatto. Otto Valenzo Bavaric, che dice Lino Bremer per me sarà venduto per 70 milioni allo United. Comunque il discorso di Elkan, io lo dissi 3 settimane fa in un mio video, Sì, ma ci è voleva. insostenibilità, si sa, l'era in anno zero. Sì, però lì non ci voleva che il padron manda degli input, ci voleva. Certo, C'era troppo credo. silenzio, non va bene il Ma silenzio. era prevedibile che prima o poi si sarebbe fatto sentire. Quindi è normale, è normale. Avete visto l'Arsenal come è cresciuto negli anni? Sono straforte. Perché Arteta è un bel allenatore. Arteta è un bel Sì, ma allenatore. ragazzi, allora raga, la Premier League girano troppi miliardi fra diritti TV, pubblicità, perciò tutte le squadre inglesi hanno una fonte di denaro superiore a quella nostra. Perciò si Esatto. costruiscono belle squadre, si sta facendo un lavoro buono lì, perché ci sono questi. Da noi questi non ci sono in Italia, per Ma adesso, perciò. come fanno a girare i soldi? Ma se anche DAZN non li voleva, hanno venduto i diritti a DAZN per 4 soldi, Vedi? ragazzi. Allora, ragazzi. Di che parliamo? Fiore ti fa una domanda. Leone, un allenatore tedesco alla Juve, che ne pensi? Il tedesco è Klopp. Ma un allenatore tedesco, sai, gli allenatori tedeschi, proprio i zoccolitori quelli antichi, non li ho mai visti bene nel campionato italiano, perché fanno un altro tipo di calcio, un calcio Più più. fisico, più roccioso, un Loro calcio per proprio la brutto. fisicità, noi siamo più un calcio più con la fantasia, noi giochiamo più ancora col trequartista, cioè non lo so, non lo so, Esatto. non lo so. L'unico tedesco che a me mi farebbe in questo momento esaltare, lasciamo perdere la partita con l'Atalanta e Klopp. Per me ce n'è due che piacciono tantissimo, Klopp e Jürgen Löw. Löw mi piace proprio. Ma ormai Love è vecchio stampo. Quanti anni sono che allena Love?
vuole Vabbè, però con la giocare. nazionale tedesca ha fatto veramente delle cose incredibili, incredibili. Sì, però Ha non è vinto un un mondiale, un finale europeo, poi un'altra finale europea, cioè, Klopp, allenatore. cioè. Devo prendere Love, prendo Deschamps. Devo prendere Ah, Love, vabbè, prendo Deschamps. sto dicendo di quelli tedeschi che mi piace a me, Sì, non c'è. no, ma sto dicendo il tipo di allenatore che è Love. A questo punto mi prendo Deschamps, che ha vinto più o meno le stesse robe di Love. Sì. Felice dice: se nasci quadrato non puoi morire tondo. Credo si riferisce al discorso di Juric. Ciao Lino, ciao Robert, faccio le live dove invochiamo Conte. Io non lo invoco Conte. Per me Conte, se va al Napoli, ci liberiamo di un altro problema. La Allora io Juve. Robert D'Amico, per me Conte se non viene mi fa due favori, poi se vuole, se viene me ne farò una ragione, Esatto, se non non gli viene. tiferò contro, però non... Meglio, la Juve ha bisogno di aria nuova, di innovazione, no? Ma cazzo, parliamo di innovazione, innovazione, poi parliamo Conte, Indietro. Andiamo Sarri, sempre indietro, andiamo a sempre prendere indietro. Allegri, andiamo a prendere No, a Conte. no. Basta, quel che è stato, bisogna andare avanti. Oltre ai tifosi, Lillino, tu credi che sarà Motta il nostro prossimo? Per me se ne sta parlando troppo, vedrete, sarà Antonio Conte, non Motta, uno specchietto per le allodole. Non lo so. Può capitare, può succedere. Potrebbe anche essere. Però diciamo che Conte, da quello che sento, sta parlando molto intensamente con il Napoli, quindi non lo so. Ma Secondo me Conte. Lino, io non ce lo vedo con De Laurentiis. Lino, Lo so, però è una notizia che sta prendendo sempre più piede. no, Poi. non puoi mettere due galli in un pollaio. Lino, succede il macello. Sì, sono due caratteri che secondo me non vanno assolutamente d'accordo. Però. Magari Conte fino adesso ha aspettato la Juve gli ha detto, non, gli ha detto di no. Ma sta aspettando ancora, secondo me. Lui vuole tornare ad allenare, magari, chi lo sa, si accorda con il Napoli. In un'intervista di No, 7 mesi fa, Le Pelve lo ha detto che ci piacerebbe allenare una squadra, diciamo, del sud come Napoli, Roma. esatto, anche vicino, più vicino a Ciao, signore. Lecce, quindi chi lo sa. Leone, Sì, io a parlo Lecce. come. No, a Napoli ha detto si avvicina anche alla sua città, Lecce. Leone, io parlo come gioco e tecnica. Arsenal era settima in classifica 2 anni fa, ora lottano Ma tu per parli vincere. come gioco e tecnica, ma se tu hai soldi e prendi giocatori forti, prendi un allenatore capace, Stai parlando della è Premier, ecco. normale che poi ti riesce la tecnica, ti riesce perché c'hai giocatori formati che li paghi, soldi Il quattro. Crystal Palace che sta a ultimo, fattura quando la Juve al Esatto. momento, ma di che parliamo? Ragazzi, il calcio è fatto di soldi, cioè, non lo capisci, cioè, ormai il calcio è così. Non lo so io. Vabbè. Fiore dice quelli giovani, intendo la nuova filosofia tedesca. Ah, se lui intende se c'è qualche allenatore, magari giovane che sta facendo tedesco, che ti No, piacerebbe Fiore, magari. no, ma poi io la Bundesliga neanche la seguo, perciò non... A Leone sai che gli piace l'allenatore del Friburgo perché Leone simpatizza Friburgo. Allenatore del Friburgo. Quello lo segue e mi piace come allenatore. Quindi dico un'ultima cosa che Però secondo me naturalmente dovrebbe. non ce lo vedi in un top club come la Juve, non ce lo vedi. Non avete visto in una partita di Champions? Io l'ho vista le partite di Champions. Ma ecco, tu stai parlando di che cosa stai parlando? Ma hai visto? Ma tu sei di Real Madrid, tu hai parlato, stai guardando uno, quello è un altro sport. Ma tu l'hai visto il gol che ha fatto Foden, il gol che ha fatto Guardiola? Ma tu in Italia chi li fa quei gol là? Cioè, voglio, ma che paragoni fate? Cioè, voi veramente, sì, di Real Madrid, quelle sono squadre che lasciare a poi, fanno un campionato a Lascia parte. stare, quelli c'hanno 30 campioni, 30 ne hanno. Oh, il Real Madrid ha fatto la sostituzione, cross Modric. Ma cioè, cos'è che vuol dire? Esce cross e entra Modric. Tu fai un cambio, tu che cambi fa due, esce Miretti, entra non c'è. Ma dai, scendiamo dalla luna. Dai. Se tornasse Conte, dice Love, che saluto, dice tornasse Conte, comunque sarebbe imbarazzante. Davvero non sanno vedere oltre? E poi, dato che non viene uno straniero dal 2006, dubito verrà adesso, secondo voi? Ragazzi, Thiago Motta, se non mi sbaglio, è italiano, lui ha giocato anche per la nazionale, quindi non è straniero, Thiago. Cioè, anche se è Ma straniero, diciamo la che. Juventus, come storia e tendenza, Prende sempre allenatori italiani. lì è difficile che prenda la professione perché la Juventus è più focalizzata a vincere più in Italia. È stata sempre così questa, la metodologia degli Agnelli,
loro vogliono vincere in Allora, Italia per l'ultimo allenatore straniero della Juve, se non vado Deschamps. errato, è Deschamps. 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 Che io, Deschamps, dopo la Serie B, non l'avrei mandato nemmeno via, però purtroppo Né sapevamo che ore né Deschamps. mai, bravo, l'avrei confermato subito, No, bravo. ma Leo, Deschamps pretendeva giocatori già al primo anno in Serie A, la Juve non poteva, per questo Deschamps si è andato. Deschamps voleva fare mercato. La Juve non li, tu torni dalla Serie B, non è che li puoi. Ti puoi già andare a fare la squadra che poi vince lo scudetto, è normale. Se no, Deschamps, secondo me, lo avremmo avuto a lungo sulla panchina della Juve. Però non si sa che potrebbe essere anche un ritorno di Deschamps. Attenzione, perché Deschamps non è come Conte. Allora, Conte ha fatto il suo ciclo alla Juve, ha vinto i scudetti. Deschamps ha fatto solo l'anno della Serie B, poi è andato via, è diverso. Non è che ha fatto un ciclo e allora ci stiamo riprendendo Vero, uno che ha fatto un ciclo. vero, Stiamo vero, vero, riprendendo uno che ti ha fatto un anno in Serie B. Per vero. esempio, Certo. Deschamps è uno che terrei d'occhio per il futuro della panchina della Juventus, anche se ad oggi penso che dalla Francia non lo stacca nessuno dalla nazionale francese. Tutto adesso ci sono gli europei, non credo che Però Deschamps. Però. sai, questi allenatori prima o dopo perdono gli stimoli, Lino. Allenare la nazionale tu alleni poco. Sei sempre, c'è cioè uno che vuole Magari, allenare. esatto, metti che quest'anno la Francia fallisce l'europeo, no? Che ne sai, Sì. capito? Dice, falli dal mondiale, falli, magari voglio provare il col club, provo un'esperienza lì Esatto. con il club. E potrebbe succedere. Ma no, ho solo detto che ha detto Ancelotti come ha giocato in ripartenza. Lino, ho solo detto, ok, vabbè, ma Ancelotti lo sappiamo che ha giocato in ripartenza. Il problema di Ancelotti è lui quando gioca di ripartenza. C'ha Rodrigo, c'ha Bellingham, c'ha Vinicius, c'ha Sì, ma Modric, c'ha. Ancelotti la studia, la sa fare bene, glielo fa fare bene le ripartenze del Madrid. Li sa impostare bene come si devono difendere. Ma c'è il lavoro pure di Ancelotti, non pensate. Anche se Leo sul fatto del difendere una partita quando finisce 2 a 2, 3 a 3, difese Beh, ho 0. capito lì no, però stai giocando con un Manchester City che tu lo Capito? sapevi. Ma quando una difesa ti prende 3 gol a partita, Sono già per me grandissimi, è grandissimi, sono troppo tecnici, sanno tirare di fuori, sanno quello sì. palleggiarsi, cioè fanno l'1-2, sono Per esempio veloci. Barcellona-Paris Saint-Germain, sui gol che sono usciti sono errori difensivi. Là. Il gol di Christensen del Barcellona, là, tra difensore e Donnarumma che non esce sul calcio d'angolo, cioè alla fine sono anche errori difensivi, ecco Errori perché tecnici, certo. succedono tanti gol. Fiore Quintus dice l'ultimo straniero era del Neri, e infatti quando parlava altro che stranieri, non si capiva, si capiva da solo. Notizie di oggi danno che Conte è ormai fuori, Giuntoli ha scelto Thiago Motta. Comunque, oltre il Napoli c'è pure il Milan, dato che Pioli è a rischio. A meno che non Occhio, vada Sarri, Sarri al Milan. occhio che pure io ho questa sensazione. Ma Occhio. c'è ancora Sarri senza squadra. Sarri, secondo me, qualche squadra se la pioppa. Secondo me Sarri ha finito lì, no? È Oh, stanco, Sarri. e se fosse Sarri che Conte al Milan, Sarri al Napoli di nuovo? No, non ci credo. No. Secondo me Sarri sarebbe un fallimento a Napoli, come Mazzarri, che hanno ripreso Mazzarri. Grazie. Delò, esatto, proprio per questo, dato che prenderanno un italiano, non c'è chissà quando ha scelta. Ah, però questo lo pensiamo noi che prendiamo l'italiano. Lo E poi. pensiamo noi, poi la Juventus ti può sempre, specialmente con Giuntoli, ti può sempre, la sorpresa è sempre dietro l'angolo, occhio. Esatto, perché Zidane in un'intervista di tempo fa. Comunque ha fatto capire che lui alla Juve ci tornerebbe, la Juve è Sì, ma casa sua. Lino, Lino lo Però. sai perché, però lo sai qual è il problema, cosa mi fa pensare che vede Thiago Motta? Perché conta un ingaggio altissimo, Zidane ha un ingaggio mostruoso. La No, politica ma della a Juventus la me quello che conosciamo. mi fa pensare che viene Thiago Motta è il mercato che vuole fare la Juve, Calafiori, Loro Zirkzee. dicono investono meno sull'allenatore, investono di più sui giocatori, capito? Una delle Prendono due due o poi tre va. giocatori. Esatto. No, ma sono i due o tre giocatori del Bologna che la Juve sta cercando. Sappiamo che ogni allenatore si porta i propri fedelissimi, quindi infatti a noi quando Allegri venne dal Milan il suo fedelissimo era De Ciglio, ci fece prendere De Ciglio dal Milan, se vi ricordate. Quindi è un po' di tante cose che a me mi fanno pensare a Thiago Motta. Ecco, dice, sì, è quello che dicono, hanno i calciatori forti, il Real Madrid, però Ancelotti, uno è il calcio di vecchio stampo, metodo anni 80.
Che però sai cosa, Ancelotti anni Non so se è il 80 metodo che anni 80, io so solo che col metodo di anni 80 Ancelotti vince sempre la Coppa dei Campioni, poi voi mi direte. allena sempre le squadre più forti, e lui si trova sulle panchine delle squadre più forti. Ancelotti in finale ti incarta sé, la vince sempre lui. Intanto, ragazzi, calcio anni 80. A me no, ma lo facessimo noi il calcio anni 80 e portassimo 5-6 Coppa Campioni, che me ne frega a me il calcio anni 80. Spiegaglielo perché io non li capisco queste battute qua, Alla però. fine, quando porti la coppa con le orecchie a casa, o hai fatto il calcio anni 80, o hai fatto il calcio anni Allora, 30, o hai fatto il calcio. io ho parlato con alcuni tifosi del Real Madrid, no? Che Ciao sono. Alfredo, ciao Alfredo. Ciao Alfredo. Allora, io conosco due o tre tifosi del Real Madrid e sono spagnoli. Ancelotti lo amano. Poi, se fa un calcio anni 80, Ancelotti a Madrid è amato. Poi, grazie. E il Real Madrid ha visto allenatori molto più giochisti di Ancelotti. Ma intanto Ancelotti è uno dei più amati di tutti insieme a Zidane. È Come mai? normale. Perché hanno vinto, hanno portato le cose, sono iscritte là Perché sull'albo chi della porta Champions. via la Coppa dei Campioni, perciò come fai a non amarlo? Solo Vai, noi in Italia abbiamo sto cazzo di mentalità. esatto. Fiore dice, o magari qualche società sta aspettando che si liberi Allegri. In Italia non credo, Fiore. Sai dove vedo io Allegri? Questa è una cosa che ipotizzo io, Però ne parlo. attenzione che potrebbe, questo è un enigma, potrebbe capitare anche che Allegri va in una squadra italiana perché Allegri non male vuole rimanere in Italia. Se Allegri va all'Inter, esce Inzaghi, Allegri va all'Inter. Marotta lo chiama. Allora, a me mi risulta, mo ti do un piccolo scoop, che Marotta stravede, sono anche buoni amici, si sentono in privato. Inzaghi potrebbe andare in Inghilterra a fare una bella esperienza in Inghilterra. Ci sono tante squadre inglesi che vorrebbero Inzaghi. Il Manchester United che cerca allenatore. Allegri era uno di questi nomi fatti, dato Invece che Allegri potrebbe andare all'Inter, sì, ragazzi, la probabilità c'è. Molto alta la probabilità, occhio. attenzione, perché se vai a vincere lo scudetto con l'Inter, poi vi voglio a tutti quanti qui in chat. Due cuori piangono, Vabbè, sì. poi diranno che l'ha vinto perché Inzaghi gli ha lasciato la squadra, come Sì, dicevano con Conte. infatti dicevano che Allegri ha vinto con la base di Conte. Conte pure ha lasciato la base all'Inter. Inzaghi è il terzo anno, forse, mo vince uno scudetto dopo 3 anni. Allegri ha vinto subito, capì? Non dopo 3 anni. A me hanno detto Zidane e hanno preso Kerpen Durant, magari hanno preso Durant, due cuori, magari prendiamo Kerpen Durant, quello è fortissimo, cioè, altro che Cup Miners, ma lì è bottega cara la Francia, là ci vogliono 50, 60, con tutti i Ma ci 70 vogliono i milioni, soldoni là, eh. là non li accontenti con le contropartite, con l'Atalanta sai te la puoi giocare, la Quelli contropartita, vogliono i piccioli subito. ho Bravo. sentito anche Miretti, queste robe qua, tu ti presenti con Miretti, là o Marsiglia, al Lillo, cazzo giochi. E ti ridono dietro, ti ridono. Io volevo chiedere a Leone quanto tempo secondo lui servirà che la Juve ritorni a vincere. Se parliamo in Serie A, forse il prossimo anno, e in Europa servono tanti anni per me. Ma per la Serie A la Juventus dipende dal mercato che fa, secondo me massimo 2 anni e potremmo ritornare allo zoccolo duro che eravamo. In Europa ci vogliono minimo quello di 4-5 anni. Poi Sì, io concordo. aspetta, questa dichiarazione la faccio in base al mercato che ha in testa la Juventus. Poi non posso fare una proiezione in 4 anni. Perché poi possono succedere anche ribaltoni, che come ha detto poc'anzi Lino, può venire un investitore che mette più denaro, la A Juventus. questo punto possono cambiare tante carte, anche la Certo, carta allenatore. Attenzione, lì potrebbe entrare in gioco il nome di Zidane. Io questo volevo dire. Se è vero certamente. questa cosa di Amazon, dei soldi, magari presentarsi con un colpo da 90, potrebbe essere Ragazzi, Zidane. nel calcio tutto è possibile, però la proiezione è quella, eh. 2 anni in Italia, 4-5 anni in Europa. Quella è Poi la ti può stare proiezione. pure che l'anno prossimo fai la squadra giusta per tante combinazioni e vinci subito, non è detto che, Sì, puoi vincere anche, però devi certamente. mettere in preventivo che l'allenatore nuovo un po' di tempo di lavorare gli va dato, ecco. Difficile che la cosa ti riesce subito, però staremo a vedere. Ecco, dice Malino, io dico che metodo usa Ancelotti, non c'è niente di male, anche a me non frega, mi interessa vincere, lo dico solo che usa.
Ok, Abel, quello è il metodo di Ancelotti. Allora, io non voglio fare il paragone, ma Ancelotti e Allegri più o meno hanno lo stesso modo di fare, solo che Ancelotti c'ha le corazzate. Guarda, tipo Aspetta, però. Ancelotti quando l'abbiamo visto col Napoli e con l'Everton non ha reso, è stato mandato via, Però quindi. c'è una differenza piccola che fa un grande dettaglio, che Ancelotti è molto più coraggioso di Allegri. Ma perché lui ha vinto, c'ha cioè quell'autostima Sulle che ha vinto le coppe. scelte da fare, se deve mettere un tridente, Ancelotti che de Sì. deve portare la partita a casa te lo mette dall'inizio, cioè, capisci cosa ti voglio dire? Ma è uno pure che ha vinto quante coppe campioni. Però come stile di gioco non è che vanno tanto lontani da come gioca Allegri, come Sì, gioca Ancelotti. Se tu però vai a c'è questa, guardare la c'è, ho qualità detto, tecnica che ha Ancelotti, la qualità tecnica che ha Allegri, poi è normale che la differenza. però io ti ho detto che cambia, diciamo che ogni tanto Ancelotti è più Sì, è più coraggioso propositivo, certo. su certe cose, su certe dinamiche. Poi, sto cazzo Angelotti ha fatto bene ovunque, la Juventus ha fatto pena. Ha fatto vendere Henry, dicendo che Henry non era buono, ha fatto solo danni alla Juve Angelotti. Ecco perché il tifoso della Juve Angelotti ce l'ho un po' qua. Che poi delle interviste dice a me la Juve non è mai stata simpatica, quindi che cazzo Sì, sei venuto a fare? poi a Calciopoli si è comportato di merda, ci è andato contro. Bravo, bravo, bravo. Alfredo ci dice il nuovo allenatore della Juventus sarà uno spagnolo. Az, Luis Enrique? Chi è questo No, spagnolo? può essere quello del Barcellona, come si chiama? Xavi. Xavi. Xavi, no, lascia perdere. Non so. Ah, lasciamo perdere. Non è un allenatore che può risollevare la Juve, Xavi, secondo me. Alessandro dice, domani il settore ospita al derby della nostra amata Juventus sarà una bolgia, io sarò presente allo stadio per la nostra amata Juve, Torino e solo Biancone. Grande Alessandro, grande. De Cuori Biancone ci dice, la Juve 35 milioni e due giocatori gli danno per Thuram. Ma chi sono questi due giocatori? Non lo Ah, so. questo, andare a trattare con i francesi non è mai facile, anche se c'è da dire che Giuntoli ha fatto già affari con il campionato francese, magari sa come muoversi, allora alzo le mani. Vediamo. Per questo è il candice sarà l'anno zero perché sarà la Juve di Ragazzi, Giuntoli. Questa sarà la Juve di Giuntoli. io penso una cosa sola adesso. Secondo me la Juventus Giuntoli per adesso sugli acquisti dei giocatori non si può muovere. Se non ha la certezza al 110% della Champions, non può fare Esatto. nessuna meno. Sull'allenatore Esatto. già l'ha fatta, sull'allenatore a priori l'ha fatta. L'allenatore sì, ma sul mercato Già è la Juventus normale che sa chi è, l'ha contattata, è tutto fatto, è tutto già agli atti. Ma i giocatori, secondo me, ragazzi, non vi fidate dei rumors, delle cose che vi dico. Appena la Juventus fa i punti matematicamente della Champions, poi Giuntoli farà poi quello. Leone sulla Champions c'è da dire una cosa, con le vittorie di ieri il quinto posto è sempre più quasi ufficiale, che anche la quinta vincente, se Certo, una volta arriva pure la quinta, non vedo che la Juve va a fare sesta, cioè dovrebbe perderle tutte da mo' fine, e questa poi la vedo una cosa un po' troppo, quindi anche nella disgrazia che la Juve arriva a quinta comunque in Champions ci entra, però bisogna avere ragazzi, bisogna avere la certezza, per questo domani è fondamentale vincere e mettere un ulteriore passo come no, avanti. Della certo. Champions. Sì, quello che io dico è che Allegri e Ancelotti sono uguali. Ancelotti è top player, mentre Allegri non ha quello. Esatto, qui io sono d'accordo. La Lazio sta giocando contro la Salernitana e sta vincendo 3-1 con doppietta di Felipe Anderson, giocatore che la Juve ha bloccato e a parametro zero Sì, ma ragazzi, dovrebbe essere. però aspetti, io volevo dirvi anche questa cosa qui, no? Che io vedo troppo entusiasmo, cioè, non è che arriva Felipe Anderson e ti cambia tutto, ti cambia il centrocampo della Juve. No, Felipe però Anderson è un po' di qualità in più. è un tassello aggiunto che Esatto. può fare sia il turnover, a farti panchina importante, oppure magari ci ti ritrovi con un giocatore di esperienza in più in un centrocampo che giocatori esperti come lui non ne hai. Però non è che adesso hai preso Felipe Anderson e dici che abbiamo preso Felipe Anderson. No, assolutamente no. È Però è un un giocatore. punto buono di partenza, prendendo già Felipe Esatto, Anderson. ma poi Leo, alla fine ti arriva a parametro zero un giocatore come Anderson per Certo, farti solo ma bene. ti serve un giocatore così, specialmente nel campionato di Serie A, ti serve.
anche di esperienza. Certo, fa Lino, fa. Certo. A me piace molto Guardiola, usa un calcio veramente bello e come allenatore è un gran... Sì, però ecco, io l'ho detto prima, Guardiola, a parte Barcellona, che ha fatto quel tiki-taka, al City, ma ragazzi, Guardiola al City ha vinto una coppa dopo che ha speso quasi 400 milioni di euro. Cioè, Di quella coppa più, non di è che... Ho detto il più, è cuore, arrivato a 1 miliardo a spendere, di più. no? Vabbè, io mi sono voluto mantenere, diciamo, su un più o meno. Di più, di più. Ragazzi, Guardiola per vincere quella coppa, il City, Sheik, gli hanno fatto vendere la proprietà, per farti capire, sì, è un grandissimo Però allenatore. lì no, però lì no. Dobbiamo dire anche però che indipendentemente quello, diciamo, quando Guardiola va in una squadra ti lascia un'impronta, quello si Sì, può questo dire. sì, questo sì. Ora Però a capito. livello di vincere la Champions, quanti anni ci ha provato il City? Ha perso la finale col Chelsea, l'altra volta è uscito con Real Madrid. Con l'Inter, guarda che se Inzaghi mette prima Lukaku, secondo me l'Inter con la partita la vince, perché poi hanno creato, quindi diciamo che ci è riuscito dopo tanto a fare il triplete col City, ma Guardiola in un altro club non gli spendono 1 miliardo per farlo vincere, ha 2 secondo terzo anno che lo devono pagare tanto e non vincono, Guardiola c'ha le valigie. Due cuori dice Miretti e Kostic, sa quello che dicono, ma danno Miretti e Kostic per prendere Thuram. In Francia non si drogano, non lo so, io non la vedo una cosa impossibile. Diciamo Leone che come metodi di calcio parla uguale a Simeone, anche se quest'anno devo dire la verità, l'ho visto già con l'Inter. Simeone sembra che un po' si è aggiornato tutto un po' sulla fase offensiva, certo non è il top, ma rispetto a qualche stagione fa, Simeone sembra un allenatore un Sì, poco più... però diciamo che si somigliano tanto sulla linea del calcio. Se fosse per loro, meglio non prendere gol che farlo. Però Simone, rispetto a Allegri, lo vedo che magari osa un po' di più, osa un po' di più. E con l'Inter ha messo Depay, ha messo 3-4 punte per vincere la partita. Cioè, Ma capisci quello questa che cosa qua? dicevo io poco fa con Ancelotti, Ancelotti rischia di più di Allegri, ha un po' più margine di rischio. Poi Simeone ha fatto anche 2 finali di Coppa Campione con l'Atletico Madrid, ha perso tutte e due. Quella con il marito al 90esimo l'ha Sì, proprio messo. però Simeone ha avuto sempre campioni anche, Un bel diciamo. giocatore, la dico marito, ragazzi, ha dei bei giocatori. Coque, Sergiolino, De Paul, Morata, Depay, Ragazzi. Griezmann, non scherziamo. Fiore dice like, grazie Fiore, ti vogliamo bene. Quando vuoi, Fiore. Fiore, qualche sera che sei libero, scrivi. Io quindi stasera se volete posso venire in live, lo sai, non c'è problema. Dice Fiore, si parla a 360 gradi di calcio, non solo delle solite cose che si sentono ovunque. Ma noi per questo ci differenziamo, ma no, perché certo, se oggi io dovevamo fare un post che ieri la Juve ha giocato, ha perso, ha fatto schifo, sicuramente poi ci saremmo Certo. dilungati di più, magari su Telecritico, quello che è. Lì ne hai visto l'Atletico Madrid, è quasi in semifinale con calciatori età media 29-30 anni di esperienza. Sono tutti titolari in una squadra di calcio. Una squadra di calcio, calciatori di 30 anni servono. Certo che servono, certo non è che li può avere tutti di 30 anni, però già averne due per ruolo di 30 anni sarebbe tanta roba. Hanno Lino in squadra, grande Lino, guarda che forte questo violino sulla fascia. Con l'Inter, il primo tempo, l'Inter non ci ha capito niente su quello là. Un Minchia, giocatore molto buono. Sì. a Dumfries l'ha impazzito. Bene, dato che sono 10 meno 10, tra mezz'ora, 10 e mezza chiudiamo, ci proiettiamo verso questo derby. Che Juve vedi, è stata una Dove settimana vedo un Limon? po', Io stata una spero settimana un che. po' movimentata, no? Le parole di Alcan che non citano Giuntoli, che non citano Allegri. Io spero che. Proprio il derby sia una fonte di motivazione per i nostri giocatori, perché non è solo una partita per i 3 punti, è anche un derby, perciò. Ma Esatto. no, di solito Allegri dice che queste partite si motivano da soli i giocatori, nei big match. Io spero che Allora, diciamo troveremo. che la cosa che mi fa sperare è che negli ultimi anni, quando la Juventus ha vissuto questi momenti, è stato proprio il derby a dare quell'input per poi trovare una Sì. continuità di La vittoria. Esatto, volata, sì. Però è successo già negli ultimi anni che proprio il derby col Toro è stata la vedi, parte. però sai, secondo me questo sarà uno dei derby più duri da vincere, perché questo Torino di quest'anno è veramente forte, Lino. Credimi, Sì, non è il dà Torino dell'anno fastidio. scorso.
Non è il Anzi, tuo Allegri stile. l'ha anche detto, anche se lui ormai però l'ha detto in conferenza, è una partita, sarà una partita difficilissima perché il Torino sta bene. Sì. Anche se, ripeto, viene da una sconfitta con l'Empoli, Sì, inaspettata. ma 3-3. veniva con un clean sheet, mi sembra, di 6-7 partite anche, senza Mi prendere gol. sembra di sì, mi sembra di sì. Loro c'hanno, mi sembra, solo Pellegrini disponibile. Adesso sono tutti disponibili. La Juventus Giocherà che con Zapata lì davanti, e noi Zapata lo abbiamo sempre sofferto. sì, anche se sono fiducioso in Bremer, che se lo marca stretto. Speriamo. Lina Leone, vi saluto. Juventini, buona serata. Leone, goditi le vacanze, ci sentiamo. Ciao, Ciao. grazie. Un bacione. Ciao. Io stasera, per fare questa live, perché noi siamo persone serie, abbiamo fatto i salti mortali, perché le ore non, come vedete, non c'è nessuno stasera, però siccome noi siamo persone serie, quando cominciamo i format li portiamo avanti, cerchiamo di andare avanti il più possibile. Io domani mattina c'ho il lavoro, quindi c'ho la sveglia alle 4, infatti per questo l'ho cominciata prima la live, però noi per la gente che ci segue, noi cerchiamo di essere, diciamo, Certo. continui. E facciamo anche dei sacrifici, ecco, per fare quest'oretta e mezza di live insieme a voi. Ci fa piacere che qualcuno apprezza, poi ci sono altri che pensano che noi qua giochiamo e facciamo le cose tanto, tanto per fare. Giusto, giusto, condivido. Domani, Leo, tu che formazione schiereresti? Quello che è successo con Yıldız, con la Fiorentina, quella discussione che c'è stata. Già prima il Allora, Dizon, secondo te domani come lo vedi il Diz? Gli fa toccare almeno il campo? io farei un'altra formazione, ma io so che lui Allegri dà fiducia al suo Chiesa. 3-5-2 con Gatti, Danilo, Bremer. Cambiasse a destra, Kostić a sinistra, e poi McKennie, Locatelli, Rabiot, e lì davanti Chiesa, Vlahovic. Questa è la formazione che lui domani metterà in campo al mille per mille. Quella che faresti Io tu? invece farei un 4-4-2, una specie di 4-4-2 farei io. Con mezzala, io ci metterei mezzala metterei Yıldız, che va a fare la sottopunta a Vlahovic, e quando non ha la palla si va a inserire insieme a Chiesa. Capito? Ma Io. questo, che il mister queste cose non le fa, cioè non, sembra che No, ormai l'ha fatta una volta per 10-15 minuti, e poi subito ha tolto Chiesa. no, ma Allegri quella è ormai la sua formazione, che poi è una formazione che con la Fiorentina comunque, come abbiamo già detto, cioè nel primo tempo è stata una Juve che meritava Anche anche perché con neanche so che modulo fa Juric, non lo so se lui fa un 4-4-2, un non so se 4-3-2. già vi porta le probabili formazioni che potrebbero uscire, ma Vabbè, vai a vedere tu l'ultima partita del Torino, che modulo fa Juric. no, mo vedo se me la porta già qui la probabile formazione. No, non la porta. Però nella partita precedente, vediamo un po', il Torino ha giocato sabato, il Torino mi sembra, sì. O venerdì, ecco, a Empoli il Torino ha giocato con un 3 è un 3-4-1-2, Vedi? gioca con la difesa, gioca con Milinkovic, Savic, portiere, Rodriguez, Buongiorno e Tamese i tre centrali, Bellanova, Ricci, Linetti, Vojoda, centrocampo, Vlasic, trequartista, davanti Zapata e Sanabria. Questo è il Torino. Però bisogna vedere adesso domani Juric come proverà ad incartare questa Juventus. Fiore Quindus dice il tridente da subito, gli dice più o meno, Fiore, ma questa è una cosa che noi stiamo dicendo ormai da... Esatto, ma non lo vediamo, purtroppo non lo ma vedremo lo mai. sai cosa ho detto addirittura, Fiore? Che come impostazione metterei un 4-4-2 mascherato, che Yıldız si abbassa e dà aiuto al centrocampo, capito? Poi invece, quando si porta la palla, si va ad accentrare Yıldız, che entra più nel mezzo del campo, per andare subito a dare i palloni o a Chiesa o a Vlahovic.
ragazzi. Ma sarà difficile, Fiore, sarà difficile col tridente, anche perché c'è cazzo una volta. Allora, sapete quando metterà, secondo me, Allegri il tridente, che farà vedere Appena che abbiamo i punti Champions, è bravo, che la Juve sa che è in Champions sicura, allora qualche bravo, partita bravo, farà vedere che sì. lui, lui oggi va. Allora, ragazzi, mo su Allegri possiamo dire tutto, però lui vuole usare i suoi metodi sicuri. Lui l'obiettivo lo vuole portare a te, anche se sa che non sarà più allenatore. Lui cercherà di raggiungere gli obiettivi e lui si affida su quello che lui sente più sicuro. Sì, una cosa già oliata, rotata. Esatto, perché andare a fare degli esperimenti per una partita come il derby, magari con giocatori che non si trovano e tant'altro, quindi. Poi ricordiamolo, ripetiamo, Juric è un allenatore anche navigato, cioè non è un, cioè, devi stare Certo, attento con le squadre di Juric. certo, certo. Cioè, ragazzi, comunque Darwin Núñez ieri Ciao era da Simone. spararli metamorficamente. Parla, sì, ha sbagliato un sacco di gol. L'Atalanta è stata graziata molte volte da Darwin Núñez. Ma ne abbiamo parlato in apertura. Il Liverpool, ragazzi, non è una squadra morta. Attenzione. Allegri oggi ha detto che la squadra sarà quella che ha giocato con la Fiorentina. Ma era prevedibile, Simona. Ma sì, raga. Era prevedibile. Ma voi vedete Allegri che in questa fase della stagione si mette a cambiare modulo come un pazzo, no? Non è il tipo di. Queste sono cose che ti può fare un Mourinho, queste sono cose che ti può fare un Xerxes Cosmi, quei allenatori pazzi. Cioè, ma allora che cazzo è, come mai Allegri non le fa queste robe qua? Non le fa. Gli unici dubbi saranno Kostic Weah. Kostic Weah. Io penso che Kostic o la Fiorentina. È stato uno dei migliori in campo, forse. Che Ragazzi, Kostic io è. sto aspettando, sì, io sto aspettando questi due esterni da tutto l'anno. Naturalmente hanno avuto poco spazio, però quel poco che hanno avuto hanno sempre deluso. Sono Weah e Ealing Junior. Poi. Ealing, sì. Ma infatti, Ealing quando entrano. Io ricordo quando entrò con Benfica, no? L'anno scorso aveva un altro tipo di atteggiamento quando è Perché entrato. l'anno scorso lo metteva a livello, lo metteva esterno alto. Quest'anno lo mette più terzino, lo fa abbassare di più, lo fa entrare nel secondo tempo E non lo quando fa deve essere. rendere, perché questo è un ragazzo che secondo me se lo metti davanti è devastante, sto ragazzo. Ma UEA pure gli fa come. fare la stessa cosa Non rendono come devono, e purtroppo invece se lo tu vedi Ealing Junior e UEA sono più giocato più esterni, molto più offensivi. Che no, che si abbassano a fare i terzini, capito? so. Sì, concordo. Simone dice, infatti, all'epoca a Bergamo finì 0-5. Appunto, che dico, ragazzi, il Liverpool, ma queste squadre non sono squadre che muoiono, che dici me la bocca. Lì. Oscar, Fate illudere, state attenti, si fidano di voi. buonasera. Ciao Stefano. Come si chiama il tuo ospite? Leone Bianconero. Da quando ci segui? Non sai che si chiama Leone? Leone Bianco, vai, Ospite. scrivi. Io mica che sono ospite, questa è la live Allora, quello nostra. è nostro, e lui è il mio socio della G4Ever TV, ragazzi. E iscriviti a Leone Bianconero se non sei iscritto, Stefano. Quindi, se Grazie. dubbio, dubbio Kostic, grande risultato della Dea a Liverpool. Ne abbiamo parlato in apertura già delle italiane in Europa League. Qualche poco, sai chi ha deluso proprio in queste partite? Proprio la Fiorentina. Cioè, ieri ha fatto 0-0 col Vittoria Plzen. Cioè, sinceramente non mi aspettavo che una squadra Sì, che. ma io perché la Fiorentina non ha tanti ricambi e fare tutto sto turnover, no? Non porta risultati. Buonasera, Leone Bianconero, Buonasera, Stefano. buonasera Stefano, buonasera. Roma, grandiosa, San Siro con il Milan. La prossima partita è il Bologna gioca. Se non mi sbaglio, non c'è Bologna-Roma? O Roma, mi sembra, sì. Mi sembra di sì. Roma. Vedi. No, domani sera c'è Bologna-Monza. Gioca in casa il Bologna. La Roma va a giocare a Udine. La prossima è Roma-Bologna. Allora, Quando noi ricordatevi andremo ad questo. Io ora vi affrontare. dico una cosa. Io ora vi dico una Calma. cosa. Secondo me la Roma Udine non va a fare il risultato, eh. Secondo me o pareggio perde la Roma contro l'Udinese. Dici? Potrebbe Sì. succedere. Udine è sempre quei cambi un po'.
L'Udinese si deve salvare Ma già l'Inter ha vinto già anche con l'Inter suo. doveva almeno portarsi un pareggio se lo meritava, ma poi sappiamo tutti come è andato a finire. Esatto. La Roma viene con un dispendio psicologico a Milano. Ragazzi, Sì. allora ricordatevi che adesso incontrare un Udinese, un Cagliari è difficile. La Juve settimana Specialmente prossima gioca a Cagliari, vedremo. se vai lì. È difficilissimo. Non trovi giocatori, trovi gente Marines che ti Ciao vogliono Fiore, ammazzare buonanotte. perché si devono salvare. Ciao Fiore, un bacio. Quindi bisogna stare molto 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 attenti, ragazzi, La è quello. trasferta Udine per la Roma sarà una partita tosta, raga. Ma Questi giustamente, come più tosta ce dicevo, l'abbiamo noi a Cagliari. Quello già lo garantisco, sarà settimana prossima la Juve difficilissimo. ricordiamo che gioca di venerdì sera. Poi Difficilissimo. ragazzi, per riguardo, mo parlando che la Juve gioca venerdì sera, la live pre Cagliari-Juventus, vi teniamo aggiornati sui nostri canali per come andare in onda, perché io settimana prossima lavoro di pomeriggio, quindi la sera io non ci sarò. Poi si faranno in orari un po', magari non so se la vado a fare io di mattina. Vediamo come fare. Comunque, settimana prossima vi aggiorniamo un po' per gli orari delle live. Quindi, magari pure che ci sarà un orario strano, però la live a fare Certo, si farà. Poi certo, certo. vediamo come aggiustarci. Ecco. Perché date abituati che noi facciamo le live venerdì sera, siccome la Juve settimana prossima gioca di venerdì, quindi la live sarà fatta prima. Ma vediamo quando e. Magari anche orari strani, ma la faremo. Poi vi teniamo aggiornati. Leone e Lino. No, scusa, Simone dice per me l'Atalanta adesso si concentrerà più sulla Coppa che sul campionato. L'Atalanta ormai la zona Champions è difficile, perché quanti punti Troppo dista? difficile, troppo No, difficile. perché quando dista, vediamo un attimo, ve lo dico subito. Allora, la classifica dice che l'Atalanta ha 50 punti. Mettiamo che anche il quinto posto va in Champions, al quinto posto c'è la Roma che ne ha 55. Quindi diciamo che Ah, ma ancora è fattibile lì, no? ancora è fattibile. Ancora è fattibile. Poi ripeto, la Roma deve andare a Udine. Non lo so il percorso dell'Atalanta, qualche giorno, non lo so. La te lo diciamo subito. L'Atalanta gioca. L'Atalanta gioca in casa col Verona. Gioca lunedì sera e la prossima va in casa del Monza. Ma Quindi l'Atalanta ce l'ha molto più facile della Roma, ragazzi. l'Atalanta Poi poi c'ha l'Empoli, poi c'ha la Salernitana. ricordati che l'Atalanta ha una partita in meno con la Fiorentina. Sì, esatto. E poi c'è Atalanta Attenzione. Roma. Il 12 maggio c'è Atalanta Roma. Perciò c'hanno lo scontro diretto, una partita in meno che devono giocare con la Fiorentina. Esatto. Prima però beccano due squadre molto abbordabili. Non lo so, non lo so. Attenzione, Esatto. attenzione alla mano. Attenzione. C'è ancora tutto in bilico, Tutto ragazzi, tutto in aperto. bilico. Sì. Lecce-Empoli 1-1. Che è qua? Che caspita è uscito? È uscita la schermata, qua che roba è? Non posso. Lecce-Empoli. Le Cempoli. Sarà una partita, sicuramente una partita tosta, si devono salvare tutte e due. Lui dice Lecce-Empoli finisce 1-1. Tosta, queste sono partite da vedere, ragazzi, perché li vedete Esatto. come non li avete mai visti, perché com'è il rush finale. Questi poi si devono salvare, questi sono tensioni a 3.000, tifosi che cominciano a contestare Spingono. pesante, oh, spingono, ma se le cose vanno male, contestano pesante. Quindi. Esatto. Buonasera Simone, la Juve secondo me vince sulla Fiorentina la Coppa Italia in finale. Ma speriamo, Stefano. Leone, stai seguendo il torneo ATP di Monte Carlo? Ma No. Leone mica segue il tennis. Ma. No, Noi no, già per il calcio, togliamo, sai quanto tempo togliamo? no. Se mi metto a seguire pure altri sport è Poi finita. rimangono golf, sono quelli che Formula 1, io no, ragazzi. Come fa? Sono quelli che si alzano la notte per vedere la Formula 1. Formula 1 la seguivo quando c'era il mitico Schumacher in Ghiero. Mi piaceva veramente quella Ferrari lì. Ma stai parlando di una leggenda, stai parlando. Anche se quelli che ci sono oggi sono buoni, buoni Non piloti, però. sono male, non sono Ma Alonso. Schumacher, però.
Un'altra roba, un alieno. Schumacher, Senna, Ayrton Senna. Un'altra Poi roba, Senna, comunque, se ci fai caso, i grandi della Formula 1 sono stati tutti e due sfortunati. Senna, poverino, ha avuto quell'incidente che Schumacher, invece, peggio ancora, è un fuori peggio. pista. Ma Leo, ma in Germania che si dice di Schumacher? Tutto tace. Niente, Guarda, io non ho mai trovato una famiglia come quella di Schumacher così tutto indiscreta. tace perché la moglie Corina non vuole che si sappiano i fatti privati. Ma guarda che I giornalisti hanno così tanto rispetto che non vanno a, diciamo, a cercare di importunare. Insomma, si stanno comportando veramente bene. Anche i giornalisti stessi, i media che non prestano, che non fanno scoop assurdi. È una cosa bella. no, ma tu sai che, diciamo, è una famiglia importante, uno Schumacher, insomma, a livello mondiale è uno dei più conosciuti. Cioè, non è facile Allora, rimanere per nell'indiscrezione. me Schumacher è come il Maradona nel calcio, ecco. Bravo. Cioè, mantenere un'indiscrezione così bassa a questi livelli non è facile. Vedi che la famiglia Schumacher in Germania è molto amata. A parte che, come so io, queste sono solo le minime indiscrezioni che sanno tutti, siccome loro c'hanno case sia in Germania che in Svizzera. Siccome è stato curato in Svizzera, penso che la famiglia già si è trasferita in Svizzera, in Svizzera tedesca, capito? Perciò sono vicini da te, sono vicini. Io sto a Bellinzona, loro staranno sicuramente a qualche chilometro, perché sono la Svizzera tedesca, a me è Svizzera italiana. Ma quello che dice Giovanni, te lo volevo chiedere pure io, perché dicono le indiscrezioni che ora è vegetale e muove solo gli occhi. Ma sta cosa io l'avevo letta, non so dove, ripeto, non sono. Io invece l'anno scorso avevo sentito, anzi, che lui ha fatto addirittura dei miglioramenti. Ma io guarda, mi auguro veramente che un Poi, giorno Schumacher si possa svegliare, anche ripeto, se sono quanti anni sono passati? Ma non sono metto 10. pecco. Comunque c'è il figlio che corre, eh? Il figlio corre anche, un corridore, pure il figlio. Quello c'aveva pure il fratello Ralf Schumacher che correva. Sì. Però non era come il No, fratello. non è la stessa cosa, non è la stessa cosa. E il figlio è bravo. Ma dicono di sì, non l'ho mai visto, però dicono che promette bene. È pure un pazzo come il padre, entra nelle curve sparate. 3.000. No, io mi auguro veramente che Schumacher un giorno si possa Pure io, svegliare. pure La vedo difficile che torni a parlare, sai. io. Speriamo, Però dopo speriamo. si sveglia. Ma sono passati già 10-15 anni, no? Di più. È una decina d'anni sicuro sì, meno. Ok, no, Stefano, per adesso va bene così. Simona dice: la morte di Senna mi sconvolse molto all'epoca. Il 1º maggio saranno già passati 30 anni da quel giorno. Eh sì, più o meno sono passati una trentina d'anni. Poi erano brutti perché tutto in diretta, no? Le persone che guardavano la corsa, quando ti È trovi poi stato quello. straziante, me lo ricordo, con l'elicottero che se lo sono portati. È stato Che un poi momento brutto dello sport. da quello che ho capito, a lui si infilzò un ferro tra il casco e la gomma che copre diciamo, la visiera, no? Da quello che ricordo, lui per questo, che quando andava a sbattere sul muretto, c'è stato questo ferro che è uscito dal muro, che praticamente gli ha bucato il cervello. Beh, quello che so io, poi non lo so. È stata veramente una delle più brutte pagine a livello sportivo, Ci sono state veramente. cose simili anche con Simoncelli o con la motocicletta, ma quella di Senna rimane nella storia perché sono tutti degli episodi brutti, eh. Però forse magari all'epoca la Formula era più seguita, magari di quella corsa della MotoGP, il Mondiale, la Formula era seguita. Prima la Formula 1 era più seguita, sì. Stefano dice: pare che con Motta, ora Giundoli, lavori sugli acquisti di Calafiori, Zirkzee, Kupamäki, Zaccagni, oltre a Felipe Anderson, quasi acquistato. Eh sì, ma l'abbiamo detto prima, ci sono due o tre del Bologna, quindi uno più uno fa due, gli indizi sono che, questo dico che Thiago Motta è quello che io vedo più, diciamo, favorito sulla panchina della Juve. Poi, come abbiamo detto prima, tutto può succedere. Leone, facciamo giusto un'ora e mezza. Ok, mancano 7 minuti e scattiamo un'ora e mezza di live e ce ne andiamo tutti a
a dormire. Sì. Leone sta in vacanza e mi sta dedicando un'ora e mezza, ragazzi. Che belle vacanze, Tranquillo, tranquillo. che belle vacanze che si sta passando. E perché no? Con piacere. Comunque, ragazzi, chiudiamo parlando di domani. Domani non si può sbagliare. A me ormai sulla questione del gioco, non gioco, mi interessa poco e nulla. Allora, Domani servono i punti, perché il problema lo sai dove sta lì, no? Che chiuderla prima questa questione ci porta a lavorare meglio sul mercato. Giuntoli può lavorare meglio, si può già organizzare certo. prima. E tu sai che se tu organizzi prima, batti anche la concorrenza sugli acquisti. Certo. Ci sono tanti intrighi dietro, perché magari c'è un giocatore che magari c'è qualcuno che aspetta pure alla fine per acquistarlo. Perciò puoi lavorare molto più sereno, l'ambiente è più sereno. Perciò, raga, prima la Anche chiudiamo. se devi accordarti con un giocatore prima che vanno le altre Esatto. bid, lo fai Ah, subito. prima la chiudi, meglio è per il prossimo anno la programmazione. Perciò i punti ogni partita sono vitali. Sono vitali per una programmazione migliore, efficace per il prossimo anno. Ed è una cosa vitale per la Juve. Perciò a me non mi interessa come vince, se gioca bene, non gioca male, a me mi interessa Ormai prendere siamo a fine stagione, ancora che stiamo. subito i punti e chiuderla lì. E basta. Sì, è quello che conta. Infatti, ci bisogna vincere tutti i costi e con qualsiasi risultato. Ma sì, Sì. la vittoria con la Fiorentina, anche se è stata sofferta, quelli sono 3 punti importanti. Boh, che ce ne frega che abbiamo sofferto. D'oro, Sono 3 punti d'oro che nella live precedente erano tutti scoraggiati, cioè, tutti vedevano la Juve che non riusciva a vincere con la Fiorentina. Ecco, già perché dopo il derby, poi l'abbiamo detto poco fa, poi si va a Cagliari. Ragazzi. si gioca una salvezza a Cagliari. Ormai sono partite tutte difficili. È difficile. Cioè, non vuol dire che il Cagliari, perché è stato terz'ultimo e ti deve fare la passeggiata, no? Hai visto Anzi, l'Atalanta che scoppolone che ha preso a Cagliari? Scoppolone ha preso. adesso è più facile giocare con chi si gioca i primi posti che no la salvezza. Esatto, esatto, Perché esatto. quelle squadre che si giocano la salvezza danno il 3.000 per 1.000. L'Atalanta Bravo, è a posto di andare in Champions, va in Europa League. bravo. Non è che. Non hanno più niente da perdere, danno il Esatto. massimo nelle partite. Ma queste squadre che retrocedono non è facile. A Cagliari sarà una battaglia. Esatto, a Cagliari sarà una battaglia. Ieri sarà tremenda la partita. Lino e Beppe, ditemi per favore i vostri marcatori Torino-Juve. Chi è Beppe? Lui si chiama Leone, no Io mi Beppe. chiamo Leone, Emanuele mi chiamano tutti. Beppe si sta mangiando la carbonara, sicuro. Allora, ditemi per favore i vostri marcatori Torino-Juve. Ma e allora, i miei marcatori, quindi tu mi stai chiedendo un pronostico, perché se mi chiedi un pronostico. Guarda, io ti dico una cosa. Voglio essere super positivo. Io domani ti dico 0-2. E segnano Vlahovic e Gatti. Io ti dico 2-1, per loro segna Zapata, per noi segna Vlahovic e Rabiot. Oh, torna al gol Rabiot. Sì. Oh, vedi, Leone è fiducioso. Leone è il pronostico Juve Fiorentina. Ha visto una Juve che non vinceva, perché era molto. Però, sai, anche la vittoria 1-0 ti può dare quella. Fiorentina, avevo detto 1-1, avevo detto 1-1. Se non è per Szczęsny che fa quella parata, oh, Leo, è Szczęsny. Noi siamo uno di quelli che l'abbiamo sempre criticato. Quest'anno, però, alziamo le mani. Quest'anno ci sta salvando veramente il culo, ma veramente forte. Però a inizio anno ci ha fatto perdere 6 punti. Beh, Quella, dai. le papere col Sassuolo, le papere col. Udinese. Ma Szczęsny è così, Szczęsny stanno le giornate che non lo segni nemmeno se. E poi ci sono giornate Aggiornata, bravo. che. Ma tu lo vedi sempre più lontano da Torino? Sì, al 100 al 1000 per 1000 dicono È poi. uscito un'indiscrezione che la Juve pare abbia trovato un preaccordo con Di Gregorio del Monza, eh. Allora si sta dicendo, almeno da quello che tira, che Szczęsny, McKennie pure non vogliono spalmarsi lo stipendio.
L'unico che è venuto incontro a questo tipo di ragionamento è stato Vlahovic, gli altri no, gli altri no, non hanno accettato e sicuramente a giugno si dovrà trovare un collocamento dove venderli a qualcuno oppure si mettono sul mercato. Potrebbe succedere, potrebbe essere. Perché la Juve sta lavorando sul fronte portiere, è in sordina, Sì, ma sì, sta lavorando. Di sì, sì, Gregorio, Carnesecchi, sì, qualche rumor porta a Donnarumma, anche se, ragazzi, io Donnarumma, sinceramente, Occhio che si lo parla anche di Perin, eh. Forse conosco. mandano via anche Perin. No, mandano Perin, vuole giocare. Non lo Io lo capisco, Perin sono 3 anni che fa la riserva la Juve. Io so. Cioè, posso capire è un Szczesny, portiere forte Perin, eh. È forte Perin. ma se Szczesny va via arriva Di Gregorio, infatti è uno dei più gettonati. E poi sai perché credo a Di Gregorio? Anche Carne, a Juve i portieri quasi sempre italiani, li ha preso Szczesny, è stata l'eccezione. Sì. Infatti Simona dice Donnarumma, no, per carità, ma infatti Donnarumma stesso a Parigi, anche l'altra partita. Secondo me su 3 gol, il primo e il terzo è Ragazzi, io non colpa riesco sua. a capire sto portiere, cioè un po' di anni Fa fa è uno dei paura. migliori che poteva veramente esplodere, cioè io non riesco a capire più sto portiere qua. O il Cioè, Paris Saint-Germain è come il Manchester. non ci dimentichiamo che Europea ha fatto, cioè strepitoso, O Però Parigi, o Parigi è una città come Manchester, che è il giocatore di rovina, pure il Manchester United, e chi va là, sai, un po' se ne esce rovinato. Simona dice: io darei una chance a Perin e Di Gregorio come secondo. sì, Oh, potrebbe anche succedere, anche se non so se anch'io Di farei così, Gregorio. Anche se Di Gregorio comunque è forte, a Monza sta sì. Io dimostrando metterei veramente. Perini titolare e Di Gregorio gli farei fare tutte le partite di Coppa Italia. Poi piano piano si guadagnerà il posto come se lo sono E guadagnato. poi piano Ragazzi, piano incontro un po' di turnover fra Champions e campionato. Szczęsny ha fatto 3 anni di gavetta a Buffon, non è che Solo ha che lo sai giocato. qual è il problema lì sul portiere? Il portiere, la maggior parte degli allenatori, ma è proprio il calcio fatto così. Non viene mai fatto il turnover con i portieri, tranne se si cambia la competizione, un esempio. O la competizione o la forma fisica che magari non è No, alta. se la Coppa Italia è ok, ma durante il campionato o partite fondamentali di Champions, il portiere non si fa mai il turnover, si lascia Sì, lo sempre, so, lo so. capisci? Perciò quello che deve fare il secondo, ti fa alla fine 6-7 partite all'anno, o 10, sono poche su 50 partite, capisci cosa ti voglio dire? Sì, ma Szczęsny, come quando giocava Buffon, Szczęsny questi tipi di minutaggi aveva, o si è Sì, guadagnato il posto. sì. Secondo Romeo Agresti, la formazione della prossima Juve è Szczęsny, Danilo, Jalò, Bremer e Calafiori, difesa a centrocampo Locatelli e Koopmeiners, in attacco Felipe Anderson, Yıldız e Chiesa a supportare Vlahovic. Può Non lo anche so. essere, può Potrebbe, anche potrebbe, potrebbe. essere. Però ragazzi, io penso che farla adesso, sti ragionamenti, ripeto, secondo me è giunto Raga. lì, non si può, senza la certezza della matematica, la certezza della Champions, non può fare niente, giunto lì. Non può Ragazzi, va presa prima la zona azzardarsi a Champions. fare già contratti, ragazzi. Perciò Esatto. Va presa prima la zona Champions, va fatto il tutto e l'unica cosa che è poi. sicura è che già l'allenatore c'è, E quella a mille Allegri per mille. è fuori. Allegri non è più l'allenatore della Juventus. Leone, arrivati a questo punto, io ci tenevo a ringraziarti perché hai fatto veramente un servizio enorme Ringrazio per io te, essere ringrazio tutta la chat che ci ha seguiti, ci ha qui. supportati. Ringrazio anche Vito che ha avuto, diciamo, da fare in maniera seria e comunque è riuscito anche a venire per quei 45 minuti che è stato. Ringrazio la chat che ci ha seguito, che ha collaborato con noi. Ragazzi, per la prossima settimana vi faccio io poi un post sulla community e vi teniamo aggiornati. Magari saranno anche orari strani, però io lavoro, Leone non c'è, in qualche modo troveremo Certo. di fare questa live. Detto questo, ragazzi, forza Juventus, vinciamo il derby, Fino alla perché fine. il derby è il derby. Ci vediamo alla prossima. Buonanotte a tutti e fino alla fine.
Ciao Leo, un bacione e buonanotte. Ciao, tirami giù perché qua non so manco dove sei. Va benissimo. Ciao. Ciao ragazzi. Ciao.